Mario Secchi, voglio però chiederti anche, siccome Silvio Berlusconi poteva avere diciamo delle ragioni per il suo astio contro la magistratura, perché è stato coinvolto in infiniti procedimenti giudiziari, ma a Giorgia Meloni chi glielo fa fare di far passare adesso, di realizzare quello che Berlusconi ha provato per 30 anni e non ci è riuscito? Cioè, qual è l'interesse di Giorgia Meloni e perché adesso è possibile? Ma intanto bisogna ricordare che, diciamo, nel centrodestra questo è un vecchio tema, nel senso che, come ricordavi tu, non è la prima volta che si dice Silvio Berlusconi, Forza Italia c'è ancora nella maggioranza. Il tema, diciamo, della responsabilità in senso generale riguardo alla magistratura è molto sentito da quelle parti, e non solo in Parlamento, anche nell'opinione pubblica. Devo dire che non sono d'accordo con Pierluigi Bersani, perché quando dice chi ha un'arma e basta deve fare il test, secondo me sottovaluta la potenza di chi decide in base alla legge, di chi la interpreta, di chi la applica, di chi fa le indagini. Ricordiamoci che i procuratori guidano quelle forze dell'ordine, no? Che poi gli inquirenti, no? Le forze di polizia, Guardia di Finanza, Ma che cosa, stanno scusami nei Mario, ti tribunali, interrompo a solo fare un le indagini. secondo, Sì. ma che cosa va testato nei magistrati? Non ho L'equilibrio. ben capito l'equilibrio. Beh, e chi lo L'equilibrio. valuta? Beh, abbiamo insomma un record di errori giudiziari, di carcerazioni preventive sbagliate, così via, che giustifica, secondo me, questo tipo di impostazione. Tra l'altro è un test d'ingresso, non è un test poi che viene ripetuto nel corso Sì, del che anche questo tempo, potrebbe ma essere un controsenso di per sé, però insomma mi vengono i brividi mentre ti ascolto, posso dire? Cioè dei io test sono assolutamente psicoattitudinali tranquillo. ai magistrati che devono E perché no? verificare l'equilibrio, non so, Certo, l'equilibrio, ma siccome non è scusa, che i loro magistrati, no, ricordiamolo decidono. sempre, scusami Mario Secchi, Però ricordiamolo dimmi. sempre, che i magistrati oggi non è che entrano gli aspiranti in magistratura così, cioè fanno Fanno. esami, fanno Sì, tirocini, fanno sì. controlli, fanno Ma c'è siccome decidono di una l'ANM cosa. e il Consiglio Superiore della Magistratura. No, perché sennò sembra che abbiamo una manica di migliaia di Decidono, magistrati che così no, nessuno vanno. dice quello, No, nessuno ma dice siccome quello, si fa. ma una cautela in più è necessaria perché decidono su una cosa fondamentale, che è la libertà di una persona. Cioè, un magistrato domani si alza e decide che qualcuno di noi ha commesso dei gravissimi reati e magari ti mette anche dentro e poi si scopre che naturalmente tutta questa costruzione è un fantastico Vabbè, castello insomma, di allora, no, ma karma. non si possono, Ma non siccome è posso sentire successo, delle cose del Bersani. genere, a No, parte che un Bersani, però magistrato non decide mai da abbia solo, pazienza, se vuole riproduco un un castello di magistrato non carte, decide scusi. mai da solo. Allora mi vuol Punto. spiegare perché a un camionista gli fate Ma perché? l'etilometro e non gli fate il test attitudinale che corre Fanno, io faccio un altro sull'autostrada dove è mestiere, in gioco la Bersani. vita? Cioè, di che cosa stiamo Bersani. parlando? Ma Bersani, ma E io esistono dico, gli errori lo so io di giudiziari? che cosa stiamo parlando, dei liberali di No, non sto lo sa. paese, dei liberali di sto paese. Io le sto Abbiamo parlando ricordati degli errori 150 giudiziari. anni di Einaudi che Che diceva c'entra? che non si può essere liberali in economia e in finanza e essere illiberali in politica. Siccome Ma però nessuno è derivate da illiberale. Berlusconi, che era un liberale Derivano. immaginario, O ci derivato, non so, io ritroviamo a non faccio politica. riprovarci. Questo è il punto. Allora, Volete prendervi vorrei il dire a Bersani che io continuum di faccio il Berlusconi? giornalista, quindi io Ma come non si fa a dire legifero. cose uguali? No, 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 è Quindi un vorrei Mario Secchi, dirgli. il direttore di un giornale, e Silvia Io faccio Borrelli il mio è mestiere. la Se dice, insomma, se cornicione. questi comincia a essere offensivo, e La siccome io cornicione rispetto di offensivo no, Bersani, no, 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 offensivo no. no, mi faccia finire adesso, onorevole Bersani. Prego. Io ho molto rispetto della sua persona, lei deve esserlo con me.
Va bene? Quindi non fate niente. Io faccio il giornalista e lei mi tratti come tale. Può anche criticarmi aspramente, ma non attribuirmi cose che non faccio. Cerchiamo tutti di farlo al meglio, vero Silvia Chiedo Borrelli? scusa se che mi è scappata l'espressione, ma insomma ha ragione, lei non Le scuse è sono anche accettate. se la vedo abbastanza intrinseco a questa compagnia, cioè Non abbia sono pazienza intrinseco, perché io è sono un liberale, giusto, non sono di mi sono nessuno. sbagliato, ma l'ipocrisia ha un limite, no? A un certo punto, no? Allora, Adesso poi quando parliamo dei laggi arriviamo al punto, perché no? A allora, proposito di quando vuole, molto uno che volentieri. non c'entra. Allora Eh? Va bene. un attimo, Silvia Ecco. Borrelli, voglio chiedere.